Sono state molto interessanti gli interventi che sono stati fatti e penso anche molto integrabili. E allora, sia per questo motivo, sia perché siamo anche tutti un po' stanchi, eviterò di scendere all'aspetto analitico del problema, cioè l'aspetto che è stato ampiamente considerato appunto nelle relazioni precedenti. E mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere prospettico. Ma credo che siamo tutti d'accordo nel definire il fascismo come totalitarismo e assolutismo. Penso che siano d'accordo gli stessi fascisti se si guarda alla configurazione storica del fascismo. E che cosa vogliono dire queste due parole? Indicano la volontà che un ordinamento sociale sia in grado di resistere al movimento storico che intende toglierlo di mezzo. Quindi totalitarismo vuol dire capacità dell'assetto sociale di organizzare in sé appunto la totalità delle forme sociali, all'insegna di un principio unitario assoluto inamovibile. Penso che sia difficile non trovarsi d'accordo su questa definizione di fascismo come assolutismo e totalitarismo. Ebbene, Giovanni Gentile è stato uno dei pensatori più radicalmente anti-assolutisti del pensiero contemporaneo. E facendo questo, Gentile non è che si sia distolto dalla temperie della cultura e del pensiero contemporaneo. Gentile ha fatto con potenza quello che tutta la cultura contemporanea ha fatto e sta facendo. E poi la potenza del pensiero di Gentile è quella sulla quale, a mio avviso, ancora si sono fatti poco i conti. Perché per potenza intendo dire l'antiassolutismo della cultura, quindi non solo filosofica, della cultura contemporanea, esige la distruzione, è una parola che chi conosce Heidegger ha presente, l'antiassolutismo, l'antitotalitarismo esige la distruzione appunto di ogni struttura assoluta, di ogni assolutismo, di ogni totalitarismo. Gentile si è inserito, dicevo, con una potenza raramente reperibile nel contesto della filosofia contemporanea, con una potenza che forse è eguagliata da Nietzsche, ma non certo da Heidegger, per mostrare l'impossibilità che ci sia qualcosa che pretenda, secondo appunto la pretesa che aveva il fascismo, che ci sia qualcosa che pretenda e abbia la capacità di fermare il movimento storico. Quindi, se c'è una filosofia che per essenza è l'opposto di ciò che l'assolutismo fascista voleva essere, e questa è appunto la filosofia di Giovanni Gentile. E quando prima venivano fuori nelle relazioni precedenti le consonanze tra Gentile e la cultura marxista italiana, e queste consonanze non erano delle stranezze di cui noi ci si debba o compiacere o dispiacere. Queste consonanze derivano dal fatto che la stessa cultura marxista è a sua volta una forma potente di antiassolutismo, e un Gramsci non poteva non percepire in Gentile un formidabile sostegno. È per questo che vado dicendo da qualche tempo che gli antifascisti, ma non tutti, gli antifascisti laici, perché se parlassimo di antifascismo cattolico la cosa sarebbe un po' diversa, ma gli antifascisti laici hanno in
gentile, il proprio patrono più essenziale, hanno nella filosofia di Gentile la propria radice più autentica. Penso che tutti respiriamo quest'aria di anti-metafisicismo, anti-assolutismo. Non esistono valori assoluti, non esistono verità assolute. E questo che rischia di diventare un ritornello è il punto centrale della filosofia contemporanea. E se non riusciamo a capire per quale motivo la filosofia contemporanea affermi questo anti-assolutismo, penso che continuiamo a fare chiacchiere. Ebbene, Gentile è un pensatore che in questo senso di chiacchiere proprio non ne ha fatto. Siccome avevo esordito dicendo che non voglio scendere all'aspetto analitico del discorso, mi limiterò qui a richiamare un tratto, soltanto un tratto, ma in modo generico, un tratto di quella che ho chiamato la potenza della distruzione gentiliana degli immutabili e degli assoluti. E questo tratto, che non può certo qui, soprattutto quest'ora e poi dopo quello che è stato detto, ma ripeto, è un tratto che a mio avviso è poco esplorato, e se fino a che non lo si esplora, certo si potrà guardare forse con qualche sufficienza al pensiero di Giovanni Gentile. E questo tratto consiste nella coniugazione tra il principio idealistico, per il quale una realtà l'ha già data, compiuta, è un presupposto inaccettabile, una realtà che sia l'ha già data prima e indipendentemente dal pensiero è un presupposto inaccettabile. Ebbene, dico, in Gentile si ha la fusione tra il principio idealistico dell'impossibilità di una realtà presupposta con la consapevolezza. Ecco il tema che vorrei così anche gettare agli amici che prima hanno parlato. Con la consapevolezza che una realtà presupposta è una realtà immutabile rispetto al pensiero, e cioè rispetto a ciò che dice Gentile è la vera dinamicità, è il vero divenire dell'essere. Allora, il pensiero in Gentile non vuol dire chissà quale astrattezza, ma è questa concreta esperienza qui in cui, per esempio, noi ora siamo. Il pensiero è l'autentico luogo del divenire, luogo del divenire. Allora, se il pensiero, cioè l'esperienza nostra, è l'autentico luogo del divenire, presupporre una realtà esterna al pensiero significa presupporre un Dio eterno immutabile rispetto al quale il pensiero non opererà alcuna modifica, non potrà introdurre nulla di nuovo. Ma siccome il pensiero è il luogo del divenire, dunque questa realtà esterna e presupposta non può esistere. Ho enunciato in modo molto generico qualche cosa che, a mio avviso, però, la filosofia italiana dovrebbe, rimboccandosi le mani, incominciare a studiare con serietà. E concludo con una battuta relativamente all'importanza dello studio del pensiero di Gentile, proprio perché questo studio può essere massimamente utile per accostare il problema del nostro tempo, che è il problema della tecnica. Si sono dette quantità di sciocchezze sulla incongruenza tra il pensiero di Gentile e il pensiero della tecnica, ma se ci ricordiamo di quanto dicevamo prima, e cioè che l'essenza ancora imperscrutata della filosofia contemporanea consiste nel mostrare la capacità distruttiva del divenire rispetto a ogni forma immutabile, e si badi e si pensi alle conseguenze sul piano etico, morale, politico di questa affermazione,
Sì, l'importanza della cultura e innanzitutto della filosofia contemporanea sta nell'aprire il senso autentico del divenire. Allora, il divenire è la dimensione, lo spazio del divenire è la dimensione in cui possono giocare le forze che si contendono il dominio del divenire. Oggi tra queste forze, quella emergente, la tecnica guidata dalla scienza moderna, e allora dobbiamo dire che la filosofia contemporanea, e dunque, innanzitutto la filosofia di Gentile, costituisce la battistrada della tecnica, cioè la custode dello spazio all'interno del quale possono giocare e scontrarsi le forze che intendono dominare il mondo e il divenire del mondo, e quindi un pensiero che con potenza, come dicevo prima, distrugge ogni immutabile che soffocherebbe e fermerebbe il divenire. Un pensiero di questo genere deve essere visto come un massimo contributo alla discussione delle condizioni, chiedo scusa di questa parola tecnica, delle condizioni trascendentali della tecnica. Lungi dall'essere Gentile un pensatore che non capiva l'importanza della scienza e della tecnica, è un pensatore che ha altamente contribuito a aprire lo spazio della tecnica, dopodiché rimane